appena stata pubblicata un'intervista a Kim Watson. Kim Watson, Franco, gentilmente, se puoi alzare la voce. Alzare la voce, no? Voi potete, no. Voi che siete al fondo e che siete un po' vecchietti e sordi, venite davanti. Sono passati 60 anni dalla scoperta della struttura a doppia elica del DNA. Ci sono un sacco di anniversari interessanti quest'anno. 60 anni dalla scoperta del DNA, 40 anni dalle prime applicazioni del DNA ricombinante, 30 anni dall'invenzione della PCR, la PCR che ha rivoluzionato la possibilità, la biologia molecolare, insomma, la produzione, 10 anni dalla fine della mappatura del genoma umano, e quindi delle cose. Jim Watson è stato uno degli scopritori della struttura doppia elica del DNA, aveva 25 anni allora, lui ha poi preso il premio Nobel a 35 anni, anzi 34, e commenta sull'evoluzione delle cose. Cercatelo questa intervista, perché lui è un provocatore molto discutibile, è uno di quelli che diceva che i negri sono geneticamente meno intelligenti dei bianchi, delle cazzate del genere, insomma, però ha fatto anche tante cose scientificamente solide. Commentava: la conoscenza del DNA ci ha permesso di conoscere, lui dice, le cause, ma in realtà i meccanismi causali, non le cause del cancro, ma non produrrà una cura. E dice: io stesso ci ho creduto che la conoscenza della lettura del DNA umano ci avrebbe permesso di conoscere i meccanismi e quindi di fare i farmaci specifici che possono agire sui meccanismi, no? E negli ultimi 10 anni c'è stata una grandissima evoluzione di questi farmaci specifici. Esistono, venivano presentati una volta come farmaci a bersaglio molecolare che non hanno la tossicità della chemioterapia, in realtà sono super tossici anche loro. E a parte alcuni rari casi, no, che hanno dato un grande entusiasmo, di fatto c'è una malattia che è stata risolta con questi farmaci, che era la leucemia mieloide cronica, no, quindi alcuni successi in ambito ematologico, questi farmaci ti prolungano la vita di un mese, due mesi, tre mesi, qualche volta anche di più, ma non ti guariscono, no? Quindi c'è questa teoria oggi, la cronicizzazione del malato, no? Che è un affare per l'industria farmaceutica, naturalmente, no? Perché se il malato muore, muore la gallina dalle uova d'oro, no? Ma se il malato sopravvive e non guarisce, è fantastico. E lui mette gli oncologi in fronte all'evidenza, no? Che questa super tecnologia, questi farmaci che sono carissimi. Io sono in pensione da 2 anni e mezzo, ma l'ultima volta che ho partecipato, prima di andare in pensione, al Consiglio Scientifico dell'Istituto dei Tumori di Milano, era in discussione un progetto con naturalmente progetto dell'industria, con un nuovo farmaco che è il lonalidomide. Il lonalidomide è una molecola simile al talidomide. Il talidomide è efficace contro certi tumori, ma non interessava più l'industria perché non è brevettabile, no? Brevetto scaduto da 30 anni. Il lonalidomide è una modifica della molecola, no? E il costo del trattamento del lonalidomide per questo tumore che è il mieloma arrivava a 1 milione di euro all'anno, no? Questa è la cifra più alta che ho sentito, è 100.000 euro, 50.000 euro, sono cifre comuni oggi, ma 1 milione di euro era. Cioè questo, chiaramente l'industria sarà costretta a scendere a patti con i governi per, no, sentire dei costi inferiori, però fondamentalmente questi farmaci non guariscono. E non guariscono perché la biologia è ridondante, ricariante, ci sono tante vie, quindi tu ne blocchi una e il tumore si ferma e poi trova un'altra strada per procedere. Allora dai un'altra la combinazione dei farmaci, naturalmente la combinazione dei farmaci e la combinazione delle tossicità. E giustamente
Watson dice dobbiamo ritrovare un'altra strada per risolvere i problemi della guida. E lui dice, no, e questo è il motivo per cui ve ne parlo, perché io ho appena scritto un articoletto che si chiama Elementare Watson. Ci sei arrivato anche tu finalmente. Che bisogna lavorare sul metabolismo della cellula cancerosa. Quindi è molto interessante la storia, perché questa scoperta del DNA, che è assolutamente importantissima, ha sbaragliato tutti gli altri programmi di ricerca. Come succede quando c'è una grande nuova via, no? No? Tutti vanno lì, no? La scoperta della fisica quantistica ha sbagliato tantissimi altri campi della fisica. E in particolare, no, nessuno più lavorava sul metabolismo della cellula cancerosa. Alla fine degli anni 20 del secolo scorso, il Warburg aveva osservato questa cosa strana, che le cellule tumorali non consumano ossigeno ma consumano molto più glucosio. E noi la studiavamo come se fosse una curiosità, no? Adesso tutti ritornano, compreso Jim Watson sulla teoria di Warburg, che per cellula tumorale ha bisogno di circa 20 volte più glucosio della cellula normale per vivere. È la base di questa nuova tecnica che si chiama la PET, la Positron Emission Tomography, in cui ti iniettano un glucosio radioattivo e il glucosio si distribuisce in tutto il corpo, ma soprattutto là dove ci sono le cellule tumorali, che ne assumono molto di più. E ha bisogno di tanto glucosio perché non smonta completamente la molecola del glucosio per produrre energia, ma la smonta appena un po' e evita il passaggio nella macchina che produce energia, la cosiddetta fosforilazione ossidativa, perché ha bisogno di queste molecole che si formano nella prima rottura del glucosio per produrre proteine, per produrre grassi, e perché gli servono per la moltiplicazione cellulare. Quindi utilizza un sistema a bassa energia per poter avere questi prodotti. E lì c'è molto da fare. Noi siamo stati i primi a mostrare che le persone che hanno la glicemia alta, le donne che hanno la glicemia alta, si muovono più di campo della mammella. Le persone che hanno la glicemia alta si muovono più di campo del colon. Hanno la glicemia alta, ma non nei valori normali. Abbiamo pubblicato adesso due articoli che le donne con cancro della mammella che hanno la glicemia più alta, pur normale, hanno più recidive. E quindi ci sono strade, no? Ci sono strade che si possono percorrere, no? Che vale la pena di studiare meglio. Ma questo per dire che tutta questa enorme evoluzione tecnologica verso i farmaci bersagli molecolare, no? Anche a nome del più grande promotore di questa strada, che è stato Jim Watson, non saranno la soluzione, no? Ma sono naturalmente un campo di grandissimo interesse economico, questo sì. Io volevo parlarvi di prevenzione, no? Della Cenerentola. Della salute. Volevo parlare della salute, sì. Della salute, della bellezza. No? Dai, così allora ti lasceremo andare dietro con te. La prevenzione che non interessa granché il sistema sanitario, non interessa la prevenzione vera, la prevenzione primaria. E non interessa anche perché non c'è business, no? Ma non interessa perché non c'è cultura. Il medico oggi non ha una cultura di prevenzione, ha una cultura di terapia, una cultura molto tecnologica, una cultura di tecnologia. Io mi ritrovo a fare il medico dopo 30 anni dopo la laurea non ho fatto medico, qui adesso faccio di nuovo il medico. Però i malati si stupiscono a volte perché li visito, no, con la percussione digitale per andare a vedere se c'è il versamento pleurico, no? Cose che non fanno nemmeno più i pneumologi oggi. Però comunque. Vabbè, scusate, sto scherzando. Volevo parlarvi di questa condizione che è la sindrome metabolica. Il termine è stato invitato dai diabetologi più di 30 anni fa. Inizialmente l'avevano chiamato il quartetto mortale, no? Che vuol dire avere la pancia,
avere la pressione alta, avere la glicemia un po' alta. Adesso sono 5 i fattori che vengono considerati normalmente, avere il colesterolo buono o basso, avere i trigliceridi alti. Se ci sono 3 di questi fattori c'è la sindrome metabolica. Grosso modo il 30% della popolazione adulta da noi ha la sindrome metabolica, molto più nella popolazione anziana. Si parlava prima degli anziani e delle patologie croniche. Oggi il 90% delle persone anziane soffre di una patologia cronica, per cui deve prendere quotidianamente delle medicine. E escludendo le medicine del sistema nervoso, tranquillanti, antidepressivi, i sonniferi, e molti hanno più patologie croniche. E questo fortunatamente è una cosa che va bene per il PIL, no? Nel senso che la domanda di sanità è tantissima, per cui c'era Monti che nel suo programma elettorale diceva: non dobbiamo dimenticare la sanità, che è la più grande industria nazionale. Quindi promuoviamo le patologie, noi americani che... Ebbene, così... Non gli agnelli se ne volevano impadronire, perché loro hanno sempre avuto la più grande... Lì siamo sicuri che il mercato rimane. Ah, sicuro. Poi non c'è chi fa leva sulle paure delle persone. Ebbene, la sindrome metabolica era legata al diabete, no? E all'infarto, era molto chiaro, no? Fino a 10 anni fa si parlava di sindrome metabolica per il diabete e l'infarto. Oggi viene fuori molto chiaramente che la patologia metabolica è legata praticamente a tutte le malattie croniche di oggi. Chi ha la sindrome metabolica si ammala di più delle patologie oculari, della cataratta, del glaucoma, delle retinopatie, con rischi di 2 o 3 volte superiori rispetto a chi non ha nessuno dei fattori della sindrome metabolica, della broncopatia cronico-ostruttiva, no? A parità di sigarette fumate, no? Chi ha la sindrome metabolica ha un rischio doppio di sviluppare una bronchite cronico-enfisema, l'Alzheimer. È molto chiaro che la sindrome metabolica favorisce l'Alzheimer. E molte malattie croniche, le osteoartriti, l'artrite reumatoide, la calcolosi policistica, l'iperplasia prostatica, la steatosi del fegato. Sapete che il cancro del fegato sta aumentando negli Stati Uniti, uno dei pochi tumori che sta aumentando negli Stati Uniti, ma non per via dell'alcol o dell'epatite, per via della steatosi, no? La steatosi legata alla dimensione oggi. E ai tumori, il cancro del fegato sicuramente. Noi abbiamo mostrato la relazione della sindrome metabolica con il cancro della mammella, altri l'hanno mostrato per il colon, per l'endometrio, per il pancreas, per il rene, anche per la prostata, anche se i diabetici si ammalano un po' meno di cancro della prostata, si ammalano di più di cancro in generale, ma un po' meno di cancro della prostata. Ma la sindrome metabolica è la condizione prediabetica, quando l'insulina è alta, no? Aumenti la resistenza insulinica, no? Questa adiposità addominale fa in modo che arrivi al fegato del grasso, allora il grasso chiude le porte per lo zucchero, no? Allora sale la glicemia, allora il pancreas produce insulina, cioè è questa condizione di resistenza insulinica. E la nostra alimentazione fa aumentare la glicemia, aumenta la resistenza insulinica, quindi il nostro modo di mangiare favorisce il diabete, ma il diabete viene quando il pancreas non ce la fa più a mantenere l'equilibrio, no? A tenere la glicemia nel range di normalità, non ce la fa più. La produzione di insulina è molto maggiore nella condizione prediabetica che nella condizione diabetica, ed è l'insulina che favorisce, no? Lo sviluppo di molti tumori, per esempio. Gli studi qua sono chiarissimi, se siete interessati ve ne mostro qualcuno, insomma, ma non conto di andare a farvi un dettaglio, ma per tutte queste patologie il rischio aumenta linearmente con il numero di fattori della sindrome metabolica. Quindi è clamorosa la relazione. E volevo mostrarvi qua questo simbolo della sindrome metabolica, no? Abbiamo mandato i dati negli Stati Uniti per una mostra, noi ce l'hanno restituito con la sindrome metabolica. Il
facciamo questo grande studio che si chiama EPIC, European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. No, non ho capito. Stiamo facendo questo grande studio in cui seguiamo 500.000 persone in Europa. E che abbiamo reclutato all'inizio degli anni 90 e che si chiama nel tempo per vedere chi si ammala e chi non si ammala. Queste persone ci hanno dato dei campioni di sangue, ci hanno dato delle informazioni sulla loro vita, sul loro modo di mangiare, i farmaci che prendono, sulle malattie che hanno avuto. E già 50.000 sono morti, 50.000 si sono ammalati di cancro, 15.000 hanno avuto un infarto, e questa è. E noi andiamo a confrontare che cosa c'era prima nel sangue, che cosa c'era nei questionari alimentari delle persone che si ammalano rispetto a quelle che non si ammalano. E abbiamo trovato una serie di fattori estremamente importanti. Uno in particolare ve ne voglio parlare, che è il rischio di diventare obesi. Siamo andati a vedere chi da normopeso è passato in sovrappeso, chi dal sovrappeso è passato ad obeso in funzione di quello che mangia, in funzione dei nutrienti. E ci aspettavamo di trovare effettivamente che chi mangia più grassi diventa più grasso, e invece no. E chi mangia più proteine che grassi. E allora non era un'ipotesi a priori, per cui quando si fa uno studio si trova un'osservazione che non era un'ipotesi a priori, bisogna essere un po' prudenti nell'interpretazione. Però in tutti i 10 paesi europei che collaborano allo studio si vede che chi mangia più proteine ingrassa. In tutti i 10 paesi. Quindi è già un po' più strana, è già una cosa che dice probabilmente vero. Negli Stati Uniti trovano esattamente la stessa cosa. Le grandi corti degli Stati Uniti trovano che chi mangia più proteine ingrassa. E questo sembrava strano perché sapete che ci sono queste diete farlocche di proteine. La Dukan, no? Sembra una bestemmia. Dukan. È una minaccia, e ti fanno dimagrire, sono efficaci, ti fanno dimagrire anche di 10-15 kg in un mese, se tu mangi solo bresaola e insalata dimagrisci sicuro. E fanno dimagrire perché intossicano, nel senso che le nostre cellule vogliono bruciare glucosio, non vogliono bruciare proteine, e bruciando proteine si formano sostanze tossiche, no? I cosiddetti corpi chetonici che hanno, e poi altre. E queste sostanze intossicano il centro dell'appetito e quindi si mangia di meno fondamentalmente. E sistematicamente chi fa queste diete dopo ingrassa di nuovo. Quando non ce la fai più a mangiare così, perché non è possibile andare avanti per più di un mese o due, e ingrassano di nuovo, in genere ingrassano più di prima. E verosimilmente la ragione per cui ingrassano prima è perché non ce la fanno più a mangiare così, ma tendono a mantenere una dieta ricca di proteine. In queste diete addirittura il 50% delle calorie che mangiamo vengono dalle proteine. Noi mediamente mangiamo il 15-16% di calorie dalle proteine, che è il doppio di quello che raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il doppio di quello di cui abbiamo bisogno. Ma chi sta verso il 20% di calorie dalle proteine, lo vedete qua, no? Ingrassa. E chi invece sta sotto il 15% non ingrassa. E questo è un fattore molto importante, no? Perché l'obesità è comunque, in particolare l'obesità addominale, è uno dei fattori più significativi della sindrome metabolica. I colleghi dell'Università di Harvard hanno pubblicato questa analisi dei loro 3 grandi studi, no? Loro seguono le 100.000 infermieri americani, 50.000 lavoratori maschi della sanità ormai da quasi 40 anni e sono andati a vedere, hanno guardato i cibi proprio, no? I cibi che fanno ingrassare, hanno fatto questa specie di classifica, no? Dei cibi che fanno ingrassare e tutti e 3 gli studi che analizzano sono perfettamente coerenti. Guardate, al primo posto ci sono le patatine. Secondo posto a pari merito le carni conservate, le patate non fritte, le carni rosse e la Coca-Cola. La Coca-Cola.
le bevande zuccherate. E le farine raffinate, i dolciumi commerciali e le farine raffinate. Ma più importante di ripetere gli alimenti, scusi, perché ne facciamo patatine, patatine, sì, patate, carni conservate, sì. Salumi, coca, burger, würstel, carni rosse, bevande zuccherate, burro, dolciumi, farine raffinate. Mentre quello che aiuta a non ingrassare sono le noci, le nocciole, le mandorle, che la gente dice, ah, non le mangio perché sono grasse, i cereali integrali, la frutta, la verdura, e hanno trovato, ma dicono siamo prudenti perché non era un'ipotesi a priori, per cui lo yogurt. Ma anche i succhi di frutta non zuccherati fanno ingrassare. E sapete che adesso nel mondo ci sono un po' di movimenti, no? Per cercare di utilizzare una tassazione selettiva degli alimenti, una per incoraggiare o scoraggiare il consumo di certi alimenti. Uscirà prossimamente il nuovo codice europeo contro il cancro, ed è nel nuovo codice europeo contro il cancro, uscirà in aprile, e il comitato di redazione ha deciso di accettare e di inserire nel nuovo codice europeo le raccomandazioni del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, che nel 2007 ha pubblicato questa revisione sistematica degli studi sul rapporto fra alimentazione e tumori, un enorme lavoro che ha coinvolto centinaia di ricercatori nel mondo che hanno lavorato per 3 anni per rivedere tutti gli studi. Poi sono stati consegnati questi risultati a un comitato di saggi che ha redatto queste raccomandazioni, che sono di mantenersi snelli, o di tornare snelli se non si più snelli, di fare quotidianamente esercizio fisico, che significa, se non fai un lavoro che ha un impegno fisico, fare almeno tutti i giorni una passeggiata con un passo veloce di almeno mezz'ora, puoi andare in palestra, andare in cucina, fare uno sport, fare quello che vuoi. E qui sono le raccomandazioni specifiche per i cibi, che sono limitare i cibi ad alta densità calorica, che sono tutti quelli industrialmente raffinati, sono tutti quelli pubblicizzati in televisione. Ed evitare, limitare i cibi ad alta densità calorica, ed evitare le bevande zuccherate. Quindi limitare il consumo di carni rosse, l'indicazione è non servono a niente per la salute, ma sono buone. Evitiamo, non mangiamole più di un paio di volte alla settimana, ed evitare il consumo delle carni conservate. Sono prevalentemente legati ai tumori dell'apparato digerente, ma anche ad altri tumori. Evitare i consumi di bevande alcoliche, evitare i consumi di sale, e basare l'alimentazione quotidiana prevalentemente su cibi di provenienza vegetale non industrialmente raffinati. Quindi con i cereali integrali, i legumi, le verdure, tutti, anzi dice a tutti i passi, cereali non raffinati, legumi, verdure, frutta. E interessante che diventeranno, no, una raccomandazione formale, mi auguro per i grandi lobby non riescano a bloccare questa cosa qui, insomma qui ad aprile è prevista l'annuncio ad aprile, assieme a tante altre raccomandazioni per la prevenzione, queste sono le raccomandazioni sull'alimentazione di cui mi occupo io. Ed è interessante che nonostante l'importanza, la solidità delle osservazioni oggi su queste raccomandazioni, nel mondo medico non passa. Non riescono ancora ad entrare, no?
E questo è perfettamente comprensibile, perché la cultura medica è stata proprio cambiata tantissimo negli ultimi decenni, no? Uno studente di medicina oggi non studia più alimentazione, non ha la minima idea di che cosa ci sia in un uovo, in una cosa. Esiste un esame facoltativo di scienze dell'alimentazione in medicina. Nei 5 anni di specialità in gastroenterologia non c'è neanche una lezione sul cibo, perché hanno ritenuto che il tubo digerente non c'entra niente con il cibo. E ho incontrato i gastroenterologi in un congresso di Alba per parlare del rapporto tra la colite ulcerosa e i tumori. E dico, ma io vengo volentieri, ma parlo del rapporto tra la colite ulcerosa e l'alimentazione. Ma... E hanno accettato le mie critiche, perché, nel senso che non mi hanno trattato male, dicendo che voi non capite niente, no? Cioè, bisogna cambiare l'alimentazione di un malato con colite ulcerosa. No? E si ottengono dei risultati clamorosi, nel senso che farli stare bene. Non di guarire la malattia necessariamente, ma di farli stare bene. La colite ulcerosa è una malattia terribile, che caghi 20 volte al giorno, caghi sangue, una cosa proprio non... Rimetti queste persone ad una vita normale. Ma sempre più evidente che questi fattori alimentari che favoriscono l'insorgenza delle patologie favoriscono anche la cura o la persistenza, secondo me. Questi per esempio sono i nostri risultati di EPIC sul cancro dell'intestino. Vedi che l'aumentare del numero di fattori della sindrome metabolica aumenta linearmente il cancro dell'intestino. E altri hanno studiato la prognosi del cancro dell'intestino, pazienti che hanno la sindrome metabolica hanno più metastasi del fegato. Noi abbiamo studiato come si combatte la sindrome metabolica. Sperimentazioni sull'uomo chiarissime. Tu metti le persone a fare la dieta mediterranea tradizionale. Dieta mediterranea tradizionale vuol dire cereali non raffinati, perché una volta quando si macinava il grano a pietra non si riusciva a fare la farina 00, legumi tutti i giorni, verdure, la frutta secca, il vino, l'olio d'oliva, vino ma poco. Vino rosso. Prevalentemente vino rosso. E è occasionalmente un prodotto animale. Beh, in riva al mare c'era il pesce, che comunque fa parte della... non c'è nessun rischio legato al pesce. Beh, non ci sono dei rischi legati al pesce, all'inquinamento del pesce, ma non c'è le proprie che non sono associate al pesce. Anzi, ci sono degli indizi di pesce che riduca. Ci sono sperimentazioni cliniche fatte molto bene su uomini in Italia e in Spagna, che se tu i pazienti con la sindrome metabolica li metti a dieta, dandogli da mangiare la dieta mediterranea tradizionale, che tra l'altro è diversa in Italia e in Spagna, non c'è la pasta, da noi c'è la pasta, la sindrome metabolica regredisce. Questo per esempio è l'analisi della componente italiana dello studio EPIC, in cui vediamo il rischio di ammalarsi di cancro dell'intestino in funzione di un punteggio di dieta mediterranea. E chi ha un punteggio alto di dieta mediterranea, sono classificazioni molto grossolane, leggiamo i questionari alimentari che sono difficili da interpretare, sono pieni di errori, chi mangia più cereali gli diamo un punto, chi mangia più legumi gli diamo un punto, chi mangia più verdure gli diamo un punto, chi mangia più frutta gli diamo un punto, chi mangia più olio d'oliva gli diamo un punto. Chi mangia un pochettino di vino, ma poco, gli diamo un punto. Chi mangia più carne, gli togliamo un punto. Chi mangia più carne conservabile, gli diamo un punto. Gli togliamo un punto. Chi mangia più formaggio, gli togliamo un punto. E ciascuno quindi ha un punteggio. Chi ha un punteggio alto ha un rischio di ammalarsi di cancro dell'intestino che è soltanto un terzo rispetto a chi ha un punteggio basso. E noi studiamo il cancro della mammella e le donne che hanno 3-5 fattori della sindrome metabolica, questo dopo la menopausa, hanno un rischio di 2-3 volte superiore di sviluppare un cancro della mammella. E troviamo anche, sono risultati che non abbiamo ancora pubblicato, che la sindrome metabolica è associata alla prognosi, che la sindrome metabolica sviluppa possibilmente metastasi. E troviamo che la dieta mediterranea protegge dal cancro della mammella. Ormai ci sono 6 studi pubblicati che trovano che la dieta mediterranea protegge dal cancro del seno, ma così come protegge dalle altre malattie legate alla sindrome metabolica. E
E quindi la strada per la prevenzione esiste. Ma come fai a cambiare la dieta della gente? L'industria l'ha cambiata la dieta della gente, mangiamo in un modo che è completamente diverso da quello che si mangiava prima, non è che sia. Dobbiamo in un certo senso tornare a mangiare la dieta mediterranea che si faceva una volta, ma senza fare la fame che si faceva una volta. E questo basterebbe. E però le istituzioni non sono intese. Io mi sono convinto ormai che le istituzioni non sono intese. E quindi bisogna attuare il piano B. Il piano Berlino. Ah, il piano Berlino, non avevo mai pensato che poteva essere il piano Berlino. Io avevo il piano A, il piano B, il piano A, il B. E il piano B è quello di parlare con la gente. Quella di fare cultura, di fare vedere come è buono il cibo sano e di aiutare la gente a chiedersi, di avere una consapevolezza di quello che mangia. Noi stiamo cominciando uno studio adesso che si chiama MEMEME. MEMEME vuol dire Metabolic Syndrome, Mediterranean Diet and Metformin. Metformin è un vecchio farmaco, metformina, che si usa per la prevenzione, per la cura del diabete. E facciamo questo studio, che è uno studio randomizzato, in cui metà delle persone, tutte vengono invitate a cambiare la dieta, ma metà si aiuta a cambiare la dieta, metà prendono il farmaco, metà non prendono il farmaco, ci sono quattro gruppi. E in realtà io non, personalmente non credo che ci sia bisogno di ulteriori dimostrazioni sull'importanza della dieta, però magari il risultato di uno studio potrà essere utile. La storia del farmaco è interessante perché è un farmaco che ha delle potenzialità enormi, allora lì è un vero punto interrogativo, ma è un farmaco che deriva da una pianta, la Galega officinalis, e che i pazienti diabetici che usano questo farmaco si ammalano meno di cancro, si ammalano meno di cuore, c'è qualche indizio che si ammalano meno di Alzheimer, i diabetici si ammalano più di Alzheimer. Quindi no? E lo studio ha lo scopo di vedere la prevenzione delle malattie croniche in generale, delle malattie croniche di oggi. Quindi dalle malattie di cuore, alle malattie neurodegenerative, alle malattie degli occhi, artriti, artrosi. La dieta mediterranea previene anche dalle fratture. Nel nostro grande studio EPICA abbiamo visto, siamo andati a vedere chi ha avuto una frattura dell'anca. Varie migliaia di persone avevano avuto una frattura dell'anca in 25 anni di follow-up. Le fratture dell'anca sono legate linearmente, aumentano con il consumo di carne, linearmente. Diminuiscono linearmente con il consumo di verdura. Cosa cavolo c'entra la carne con la frattura? No? Sono semplicemente la dieta troppo ricca di proteine, in particolare di proteine animali, fa perdere calcio dalle ossa. I clinici sanno da tempo che chi mangia tanta carne ha più calcoli renali, no? Capisce questa, no? Abbiamo guardato il formaggio, il latte, no? Nessuna relazione con le fratture. Tutta questa pompa, no? Dei medici che raccomandano di mangiare formaggio, di mangiare latte per la prevenzione delle fratture, non ha nessuna base scientifica, ha soltanto un interesse commerciale. I medici non lo sanno, credo che lo dicano, io penso che lo dicano in buona fede, insomma, no? Però non... E proprio perché i medici sono ignoranti. Noi medici siamo ignoranti sull'alimentazione. Ma non sto pretendendo che tutte queste malattie dipendano solo dall'alimentazione, ci sono tantissimi fattori naturalmente, no? Però il denominatore comune del mondo di oggi, no, è il nostro modo di mangiare. Ma difficilmente riusciremo a fare breccia sulle istituzioni. Avremo l'Expo adesso, avremo l'Expo, il pianeta. Sarà un trionfo
dei percorsi enogastronomici lombardi, con salumi e formaggi. No? E, apparentemente è l'unica idea che è venuta fuori di fare i percorsi enogastronomici. Insomma. E quindi, vabbè, io vi propongo, partecipate a questa condivisione del piano B, che non avevo mai pensato come piano per ritmo. Bene. Cosa ne pensa della scelta vegana? Dal punto di vista epidemiologico, no, la scelta vegana questa è una scelta molto sensata, anche se molti vegani. Ho appena letto che stamattina mi hanno segnalato un blog di vegani che criticano quel cretino di Berrino che dice delle cose confuse, no? Perché dice una volta di non mangiare la carne, poi dice invece che bisogna mangiare dei prodotti animali perché c'è per ottenere la vitamina B12, no? La scelta vegana è ottima, no? Io sono quasi vegano. Ma i vegani mangiano molto male, mangiano zucchero, Coca-Cola, farina 00, pane bianco, tutta roba vegetale, no? Cioè il vegano per ideologia, no? Il vegano salutistico è diverso, no? Il vegano che è vegano per ideologia anche, ma che è attento alla salute, non mangia la Coca-Cola. Lo studio sui vegani inglesi è stato veramente illuminante. I vegani inglesi si ammalano un pochettino meno di malattie di cuore e si ammalano di più di cancro dell'intestino. Ma la principale causa alimentare del cancro dell'intestino è la carne rossa. No? Per cui Tim Key ha fatto questo caso di studio, che è un vegano lui stesso, che fa parte del progetto Epic, quando si va a mangiare a Oxford, nel centro gestito da Tim Key. C'è per esempio un pranzo vegano, io sono molto contento, e sul tavolo c'è la Coca-Cola. Cioè, è proprio, no? Essere vegani per l'ideologia non è detto che sia una cosa utile alla salute. Sicuramente si prendono la pillola di B12. E fra l'altro un vegano che mangia molto bene non ha nemmeno bisogno di prendere la pillola di B12. Perché la vitamina B12 è prodotto dai germi intestinali. Noi avevamo una cuoca che era vegana da 17 anni, adesso sta vegana da 20 anni. E che siccome era un po' svanita, si dimenticava le cose sul fuoco, insomma, si faceva irritare, c'era un casino in cucina perché si dividevano i compiti, poi lei si dimenticava, aveva il compito di fare il dessert, si dimenticava di fare il dessert perché c'era messo a fare altre cose. E allora io con tutto il tatto possibile gli ho detto di fare un esame della vitamina B12 nel sangue. Lei torna dopo una settimana con una vitamina B12 perfetta nel sangue. Per cui, no, con un'alimentazione molto attenta, con un intestino che funziona perfettamente bene, il microbi intestinali apparentemente sono. Ma tu hai capito qualcosa di quella cuoca? Perché mi ricordo che tu ci avevi detto qual era la cosa che secondo te gli aveva anche permesso di avere questa B12 alta. Una volta mi avevi detto qualcosa. Ma lei sosteneva che aveva la B12 alta perché mangiava regolarmente le alghe. Però è dubbio, le alghe contengono una sostanza, una B12, però è dubbio che sia assimilabile, non è una cosa chiarissima. Dicono anche i crostacei, se non si davano bene. Ma lei era una vegana. Ma i crostacei, i vegani non mangiano la crostacea. Sì, però se si acquistano le alghe ci sono. Però se mangi bene l'insalata dell'orto e non la lavi troppo bene, no? Un po' di microbi buoni li trovi che ti fanno le B12. Però si dice questo per scherzare. Insomma. No, ma non è la nostra proposta, non è la proposta del veganesimo. È la proposta di ridurre il consumo drammaticamente elevato di carni, ma per la salute del pianeta, non solo per la salute della gente. No? Questa enorme produzione di carne sta distruggendo il pianeta. Nel senso che stiamo deforestando l'Amazzonia per produrre la soia, per nutrire le vacche, per il mercato cinese che adesso sta crescendo in Cina. Che un po' magari gli fa anche bene perché erano un po' di profitti cinesi fino a poco tempo fa. Per cui la proposta non deve essere
veganesimo, no? Però tutto di rispetto per i vegani intelligenti. Comunque volevo dire che a Milano c'è un grande sviluppo di questa, di quest'area, no? Tra la gente, e tra questa gente che io seguo ci sono tanti medici che non esercitano più e che l'hanno provato sulla loro pelle, adesso ci credono profondamente. Sì? No? Sì. Mi fa piacere questa cosa. Sì, beh, come non lo sa, perché c'è anche lei al prossimo corso che ci sarà il 23, il 22. Il 22 è questa associazione Sapore del Sapere, dove ormai ci si incontra da anni. Io sono che è guarita dalla sindrome metabolica, ma ho dovuto lottare contro il mio medico di base e l'ho scoperto. Siccome ho un po' di background scientifico, perché ho fatto ricerca per molti anni, sono riuscita ad arrivarci da me, ma è pazzesco. Ed è incredibile questa cosa così naturale e così semplice che non si riesce a trasmettere da nessuna parte. Però secondo me Milano sta prendendo un forte... Io lo dico perché intorno ai miei amici e la mia famiglia faccio fatica, nonostante abbiano visto me stessa, il grande cambiamento, insomma pianino, è molto difficile cambiare le abitudini alimentari, eliminare lo zucchero semplice è quasi impossibile, le farine, il pane, invece io eliminando il pane, cambiando con altro. Adesso non lo sopporto più il pane tradizionale, perché poi ci si abitua a nuovi cibi. E, se uno però inizia a capirlo, a vederlo, il cambiamento, non l'abbandona più. Quindi tu fai parte del piano B e stai diffondendo questa informazione. Sì, assolutamente. Col porta a porta della parola. Cosa ne pensi della dieta macrobiotica? Tutto il bene possibile, no? Nel senso che noi facciamo fondamentalmente una cucina mista fra le ricette mediterranee tradizionali e le ricette di macrobiotica, e ragioniamo in termini macrobiotici, ragioniamo in termini di yin e di yang, che se tu guardi queste raccomandazioni, evitare il consumo di carni conservate, le carni, il cibo animale yang, cibo vegetale yin, il sangue yang, vuol dire evitare lo yang estremo, il sangue salato, no? Vuol dire le carni conservate. Evitare le bevande zuccherate vuol dire evitare lo yin estremo. La frase centrale, questi cervelloni del UCRF non sapevano niente di macrobiotica. La frase centrale è una descrizione della dieta macrobiotica, magari con una certa limitazione della frutta, che la dieta macrobiotica usa la frutta, ma moderatamente. Per cui diciamo che è una sorta di avallo scientifico della proposta macrobiotica tradizionale. Che poi i macrobiotici sono dei fanatici, integralisti, no? A volte sono veramente esagerati, ma la base della macrobiotica è questa, l'equilibrio fra le diverse energie dei cibi, l'energia yin e l'energia yang, l'energia espansiva e l'energia contraente, l'energia che è la grande tradizione della filosofia orientale. Quindi benissimo la dieta macrobiotica, lo stile macrobiotico, ma che poi la dieta mediterranea tradizionale è molto vicina a quella, alla proposta della macrobiotica. Non lo è per il pane, è un pasticcio, perché si mangia molto pane. Nella dieta mediterranea tradizionale si mangia il pane che si mangiava di una volta, ma non c'è più, non esiste il pane con la farina macinata a pietra, è lievitato con la pasta madre, è il pane che mangio io abitualmente, no? Ma non, chiaramente non è un pane disponibile per tutti oggi, no? Io al mio mulino mi macino il mio grano e mi faccio il pane. Però dico benissimo, mangiamo allora la macrobiotica, cioè mangiamo il riso integrale, il farro integrale. Il pane di germogli, che costa, molti non lo conoscono, però è un sostituto eccezionale. Ma nel commercio si trova, no?
ma è un commercio un pochettino, virgolette, di elite, no? No, questo del, dove trovi, ed è anche caro, no? Perché è il commercio di elite, comunque arriva qui a delle cose care. Se uno si fa il pane in casa non costa caro, insomma. Però dice, come fai a farti il pane in casa? Cioè nel mondo di oggi, ma chi trova il tempo di farsi il pane a casa? No? E basta non guardare la televisione, il tempo di fare il pane in casa, insomma. Cioè, però non è che dica che bisogna fare il pane in casa. Finalmente il recupero del tempo nel cibo ha tutto il suo significato anche relativamente al tipo di vita che fai, eh? Nel senso che quella di correre tanto per mangiare malamente della roba che prendi dal supermercato, che è piena di grassi idrogenati, carni insaccate, eccetera, è anche proprio quella regione lì. E in fondo anche sul prezzo si potrebbe discutere. Abbiamo fatto a lungo queste riflessioni. Sì, perché c'è nessuna ragione che le cose sane costino. Ma anche la panificazione o il pane, se si capisce bene che il pane integrale, ma non come lo fanno adesso, il pane vero, io credo che si potrebbe ritornare. Il problema è che non si capisce. Noi abbiamo questa grande tradizione del pane, per cui no, effettivamente ritornare veramente al pane di una volta è difficile con i sistemi industriali di produzione del pane di oggi, no? Almeno un pane accettabile. Ma sapete, voglio dire, non è una roba che mi invento io. Non è stata data nessuna enfasi in Italia alla decisione del Ministero dell'Agricoltura americano. Michelle Obama ha fatto l'annuncio, no? Nelle scuole americane, nel volgere, questo è l'inizio dell'anno scorso, nel volgere di 3 anni non ci sarà più nessun ingrediente a base che abbia come primo ingrediente la farina bianca. Per cui, perché si rendono conto, cioè la dimostrazione si che è legata al dramma dell'epidemia di obesità è evidente, esatto. Insomma. No? Per cui non so se ce la faranno, no? Però il piano è che tutti i prodotti a base di cereali dovranno avere come primo ingrediente una farina integrale. Che sarà una farina integrale macinata comunque con i mulini d'acciaio, non è quella macinata a pietra, certamente, no? Però no, è comunque meno tossica che non è la farina bianca. Per quanto riguarda la pasta? La pasta è diverso. La pasta, la nostra pasta di grano duro, un indice glicemico bassissimo, è un ottimo alimento, no? Anche dal punto di vista salutare. E chi corre la maratona, prima di... si mangia mezzo chilo di spaghetti prima, perché gli cede zucchero piano piano, no? Questo è cioè viene trasformata nella produzione della pasta industriale, viene trasformata la natura fisica degli amidi, per cui cede zucchero lentamente, ed è quindi un alimento solidamente positivo in Italia la pasta. E poi ci sono questi dietologi che dicono togli pane pasta, no, togli pane non la pasta. E invece, scusa, qualche cosa eventualmente, non so se si è occupato di una parte, sulla questione sale, che è molto dibattuta, che anche su queste erano state trovate dal Nord Carelia e da altre, cioè, dimostrazioni, sì. Qui la resistenza forte dell'industria delle cose. Sapete che esiste in Italia questo progetto che si chiama CCC, Controllo Salute, che è una proposta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che propone ai governi di mettere assieme nello stesso tavolo i ministeri della sanità, dei trasporti, dell'industria, dell'agricoltura, i ministeri dei servizi sociali e così via, per concordare una strategia per favorire l'attività fisica, per migliorare l'alimentazione. In Italia c'è anche questo movimento, e credo che l'unico passo che Andrea ne sa di più sicuramente, l'unico passo veramente che hanno fatto è di fare un'azione per ridurre il sale nel pane. Poi e poi i bus, che non sono stati l'esperienza dei bus umani. Ah, no? dei pedibus. Quelli è stata la cosa. È stato un finanziamento col governo Prodi, 1 milione, è stato tagliato nel 1 milione di euro nel governo successivo. Nel governo successivo. E tritolo.
E probabilmente i panettieri hanno fatto qualche passo per ridurre un po' il sale. Hanno chiesto alle istituzioni questo, ma alla fine mi sembra che non sia passato. Alla fine avete visto il tentativo del precedente ministro sulle bevande zuccherate, hanno fallito così miseramente per una pressione potentissima delle lobby industriali, insomma. Ma ovviamente bisogna tassare le bevande zuccherate, ma non bastava come le tassava lui, che era circa un centesimo e mezzo per ogni lattina, no? Che faceva un introito notevole per lo Stato, ma e naturalmente non avrebbe modificato minimamente il mercato, un centesimo e mezzo, due centesimi per lattina, perché chi se ne frega, insomma, non è. Ma l'industria ha lottato per il principio, cioè non deve passare il principio che i nostri prodotti siano passati per la salute, no? È stata una. Volevo chiedere ancora se è possibile. So che lei stava sperimentando il progetto di Ana. Sì. Si è concluso, ha tirato qualche conclusione o ancora in atto? Il progetto di Ana si è concluso il reclutamento. Abbiamo purtroppo dovuto interrompere, abbiamo reclutato 2200 pazienti con cancro della mammella. I risultati ci saranno a metà del 2015. Adesso avremo dei risultati, stiamo lavorando su dei risultati preliminari, ma non i risultati del trial, no? L'obiettivo è andare a vedere se modificando l'alimentazione riduciamo le recidive del cancro della mammella. È un progetto molto molto a rischio perché ha una potenza statistica abbastanza limitata. Noi abbiamo calcolato il numero di recidive attese sulla base della sopravvivenza delle donne operate di cancro della mammella tra il 95 e il 2000, seguite fino al 2007. E hanno calcolato quindi che mediamente avremmo avuto un certo numero di recidive. E invece ne stiamo osservando di meno. Potrebbe anche essere perché il progetto di Ana funziona, ma io temo che sia soprattutto perché diminuisce la mortalità per cancro della mammella. E diminuiscono le recidive perché la diagnosi è più precoce, perché ci sono delle terapie anche un po' più efficaci, per cui questo minaccia un pochettino la potenza statistica dello studio. E poi è uno studio che ha in sé un limite molto grosso, nel senso che a tutte le pazienti diamo le stesse raccomandazioni, che sono queste. Ma come fai a sapere se le seguono? Ma a metà le aiutiamo nel cambiamento, no? Abbiamo randomizzato le pazienti, metà le aiutiamo nel cambiamento con i corsi di cucina, periodici, facciamo una testa così perché cambiano modo di mangiare. Però da un lato abbiamo alcune delle signore dei gruppi di controllo che cambiano, alcune signore del gruppo di intervento che non cambiano, naturalmente ci sono queste. Però abbiamo un'analisi, abbiamo previsto un'analisi anche in funzione dell'entità del cambiamento, che valutiamo con i prelievi di sangue, no? Se uno modifica l'alimentazione le cose nel sangue cambiano. E quindi avremo due tipi di analisi, un'analisi dello studio randomizzato, che è quello che dovrebbe essere più convincente, che è un'analisi invece in funzione del cambiamento. Ma dobbiamo aspettare, diciamo, alla fine del 2015 per avere i risultati pubblicati. Bene, credo che possiamo chiudere. Grazie.